Bene, sembra un bel mondo da so giocare questo. Ma cosa? Giochi, sta siano pellicce. Non può essere! Sembra un'isola. Spero non ci sia un tizio verde di mia conoscenza. Ma cosa ci fanno i villain su Fortnite? Non si sta esagerando un po' con queste collaborazioni con la Disney? Esatto, sarete tutti sotto il mio controllo malefico. Ricordatelo, Malefica. Scommetto il mio uncino che sarò io a dominarla, vecchia strega. Oh tesori, questo mondo sarà mio, lo trasformerò nella mia personale passerella. Oh mamma, che situazione! Devo fare qualcosa, ci vuole qualcuno che possa risolvere questo grattacapo! Aspetta, forse ci sono! Sembra che qualcuno abbia bisogno di una mano. Jigsaw? Io stavo pensando più a Sora di Kingdom Hearts, però vabbè, ormai sei qua. Salve Amanda, Allison e John. Ma guarda che veramente. Ah, lasciate stare, lui fa così. Voglio fare un gioco con voi. Aia. Chiedi veramente a noi di giocare? Per chi ci hai preso? Per delle principesse? Infatti, pagliaccio, io non ho tempo da perdere con le tue robe da bambini. A meno che non si vinca una pelliccia? O magari una mano nuova. No, mi sa che avete un po' frainteso. Il suo non è decisamente un gioco per bambini. Cosa avresti pensato stavolta? Molto semplice. Inizierete tutti la partita con in testa un dispositivo abilmente creato dal sottoscritto. La testa della skin del leader della squadra coccole? Esatto, da quel momento avrete meno di 5 minuti per liberarvi sconfiggendo un avversario a voi assegnato. Se lo farete, avrete accesso a delle ricompense. E se invece non riuscissero? Vedi cosa c'è in cima alla testa? Mi sembra una roba che brucia. Oddio, è una miccia! Esatto, il mio dispositivo si disattiva solo se elimini l'avversario, se no, boom! La tua vita o la sua? Vivere o morire, fa la tua scelta. Oh cavoli, ragazzi, tranquilli, se... Accetto la tua sfida. Perfetto, non vedo l'ora di farvi fuori tutti quanti. Non vedo l'ora di affondare i miei avversari. Ah, che stupido, sono cattivi, figurati. Allora direi che possiamo iniziare la sfida. Ma prima, ragazzi, non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanella se vorreste altri video così, o anche solo per supportarmi. E inoltre, se volete supportarmi anche su Fortnite, vi ricordo il mio codice creatore divano994 da aggiungere nello shop. Comunque, se dovete comprare dei V-Bucks, oppure dei videogiochi, abbonamenti per gli store, oppure delle gift card, vi consiglio di farlo su Eneva, uno store online dove potete trovare un sacco di prodotti digitali a prezzi assolutamente vantaggiosi. Non vi preoccupate, è un sito sicuro, l'ho provato anch'io più di una volta. Inoltre, nel caso aveste problemi, avrete comunque un'assistenza dedicata. Insomma, se siete interessati, vi basterà andare a dare un'occhiata nel link che vi lascio qua sotto in descrizione. Ora possiamo iniziare il gioco. Oh sì, scusa, certo, parte crudelia. Via! Cioè, mi fate davvero buttare da un bus? Mamma mia, che roba volgare. Io sono una ragazza di classe. E guarda un po', in una fattoria. Mamma mia, mi sporcherò tutti i vestiti. Queste erano le più belle scarpe che avevo. Oh. Va bene, iniziamo questa sfida. Mamma mia, questa maschera è inguardabile. Però perlomeno si abbina con la mia pelliccia. Quest'arma non mi dispiace. Ma è possibile che in questa casa non ci sia neanche un vestito decente? Solo bauli, bauli e bauli. Quando prenderò il controllo di questo mondo sarà tutto diverso. Sarà tutto più facile senza quegli schifosi dalmata. Oh, sfidante trovato, eh? Vedremo. Vediamo dov'è. Comunque farsi tutti questi chilometri con gli stivali è un po' illegale. Ehi, mi attaccano? Ah, non mi avrete facilmente. Anzi, quasi quasi scappo in macchina. Ah, perfetto. Meno male che mi sono ricreata una copia della mia macchina. Mica come quella schifezza che mi avevano dato prima. Bene, ci siamo quasi, forse. Ok, adesso vediamo dove ti nascondi. Ok,
Sbrigati. No! La mia pelliccia nuova. Bene, più o meno. Ora tocca a Uncino. Vediamo, mi butterò qua. Sembra che ci sia più acqua che dalle altre parti. Quel rosso poi mi dona. Va bene, accettiamo la sfida del pupazzo. Ok, spero solo di non rimetterci anche l'altra mano. Uno scudo? Ma non so se mi servirà. Però d'altronde ho bisogno di armi. Un pirata senza armi è come un pesce senza acqua. Purtroppo non vedo né cannoni né tesori. Questa isola deve essere veramente maledetta. Ma tutte queste strane armi non mi fanno impazzire. Forse per me userei solo il mio uncino e la mia spada. Oh, bene, sfida accettata, eh? Vediamo come te la cavi. Il suono della miccia mi ricorda un po' quello delle palle di cannone. Speriamo non vada nello stesso modo. Ohia, salto troppo grande. Oh, ma guarda, nemico individuato. Vieni qua che ti prendo. Non mi ricordavo neanche di saper nuotare, fantastico. E comunque la miccia non si spegne sott'acqua. Brutta roba. Guarda come scappa quel coniglio. Sembri proprio Peter Pan. Prendi questi cosi. No, troppo lontano. Prendi questo loro. Non ho certo finito con te. Prendi questo! Niente da fare, ancora vai! E va bene, lancio ancora sti cosi, magari stavolta funzionano! Sì! Finalmente! Non te la prendere, io mi prendo il bottino, tu prendi la sconfitta, chiamalo il patto di Uncino. Oh, questo è rum? Sembra di no. Una scopa, per carità, non sono mica come quella vecchia strega io. Oh, ma guarda, un altro nemico, prepara la tua tomba digitale, giovane marmotta, questo pirata non perdona. Hai paura del mio fucile? Perché non hai mai provato il mio uncino? Arrivederci. Che cosa sono queste strane armi? Wow, con questo delle mani nuove! Fantastico! Finalmente! Adoro il mio uncino, eh? Ma dopo tanto tempo provavo nostalgia della mia mano. Ah, non posso pensare a quel coccodrillo. Wow, e sembra che abbiano anche una bella potenza di fuoco! Prendi questo tu! Arrivederci, marinaio! Dì a Davy Jones che ti manda Capitano Uncino. Ehi, e qua sotto cosa c'è? Che strano. Non ci voglio credere, questo è un vero tesoro! Finalmente qualcosa nel mio mondo! Ah, prendo tutto l'oro, prendo tutto l'oro! Che spettacolo, finalmente! Bene, direi che ora sono soddisfatto. Potrei quasi anche non vincere la partita. Ehi, tu dove vai? Prendi questo! Questa torretta automatica è fantastica. Dovrei metterla sulla mia nave. E anche questa palla di cannone a forma di zucca. Proviamola subito. Ops. Mira sbagliata. Ah, ha fatto saltare il tuo carro, eh? Ah, sembra che la tua nave sia affondata. Adesso prendi questo. Oh no, questo è più forte del previsto. Sono io contro uno. Non vale assolutamente. Non lo vale, non ci provo. Vi garantisco che non avete mai visto l'ultimo Capitano Uncino. Wow, è riuscito a superare il gioco? Attenzione, perché nel caso riuscisse anche Malefica, conterà la posizione. Ve l'anticipo, vai! E va bene, facciamo che scendo qui, lontano da tutti quegli idioti. E accettiamo la sfida del pupazzo. Che roba ridicola. Un semplice dispositivo che esplode. Mamma mia, avessi la mia magia sarebbe tutto diverso. Avrei pensato a qualcosa di più malefico. Che cos'è questa strana carrozza? Non fa per me, andrò a piedi. Oh, un deserto, perfetto. Niente idioti dei paraggi. Sembra che qualcuno abbia sfruttato la sfida. Vediamo dove ti nascondi. Perfetto.
Gli va bene che non posso raggiungere la mia straordinaria forma di drago. Se no a quest'ora non avremmo certo questi problemi. Eccoli! La tua fine! Prendi questo qua! Strane queste armi. Ah! Però sempre efficaci. Ma guarda un po', ovviamente ho vinto. E ho trovato anche una scopa, perfetto. Finalmente qualcosa da strega. Questa cos'è? Un'arma del pupazzo? Sicuramente sarà una roba ridicola. Mi mancano un po' i miei Heartless in questi momenti. Però, visto che ce l'abbiamo, direi di provarle. Forza, andate! Però si rivelano meglio del previsto. Adesso do il colpo di grazia. Bene, secondo giocatore eliminato. Non vedo l'ora di fare una strage. Spostiamoci con questa scopa, va. Qualcuno mi provoca? Non ti conviene giocare con me. È finito. Siamo a tre. Ancora voi umani ci provate? Prendete questo. Quei pupazzi effettivamente non mi dispiacciono. Quasi quasi me li porto dietro. Interessante, un paiolo magico. Di scarsa fattura, ma vabbè, i miei sono migliori. Ma guarda un po', degli artigli, non male. Mi stanno anche bene. Oddio, sto diventando come quella stupida di prima. Proviamo a testarli. Funziona! 5 eliminazioni! Sono armi d'eroe? Fa niente, se è potenza è potenza! Ma no, cosa vuol dire che si scaricano così? No, no, no! Ho perso i miei poteri! Mamma mia, che lotta! Allora il vincitore è... Malefica! Grande! Aspetta, ma... perché non c'è nessuno? Potrei averli rinchiusi in un bunker. Ho in mente un altro giochettino per loro. Cavoli, di nuovo? E niente, Jigsaw rimane sempre Jigsaw. Forse stavolta però è stato utile. Bella ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate come al solito di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e attivare la campanella. Mi raccomando, è veramente importantissimo. Per voi è gratis, ma per me conta tantissimo. E noi ci vediamo come al solito il mercoledì e venerdì con nuovi video lunghi e gli altri giorni con tanti nuovi shorts. Bella ragazzi, ciao! Tra l'altro sta arrivando Halloween e non ho ancora controllato gli altri videogiochi.